Allora, la carrellata di ospiti illustri continua. Abbiamo detto una Calabria tavola in 100 parole dedicata agli imprenditori, a chi è nato in Calabria e sente questa terra fortissimamente dentro il suo cuore, ma anche a chi la Calabria l'ha sposata come causa ideale, come siamo noi di Liberi TV oramai. Allora, siamo in compagnia dell'imprenditrice Margherita Marelli, quindi oggi, adesso, parliamo di tema alimentare forte, la liquirizia, una diciamo materia prima che oramai è conosciuta davvero in tutto il mondo, ma la sua famiglia parte da molto lontano. Sì. Ecco, facciamo un poco di storia per chi, quei pochi che non conoscessero Marelli. Sì, ovviamente la faremo brevemente questa storia. Ah, ok, bene. Dunque, l'azienda sì, è la più antica fabbrica di liquirizia italiana, perché l'azienda è stata fondata dalla famiglia Marelli nel 1731. A Rossano, dove tuttora ha sede l'azienda, la produzione, la nostra direzione, ed è tuttora guidata dai discendenti del fondatore, quindi siamo alla 11ª generazione che porta avanti il testimone di questa estrazione dalla radice della pianta della liquirizia. E devo dire che la cosa che abbiamo voluto fortemente in quest'ultimo periodo è anche raccontarla questa storia così lunga, così antica, e quindi abbiamo creato un museo della liquirizia, anch'esso unico al mondo, perché alla liquirizia insomma fino ad oggi non ci avevano pensato in tanti, e devo dire che piace moltissimo, come tutti i musei di impresa, no? Dove si può vedere come si realizza un prodotto che magari si ama e vederlo ed esserne anche invasi dal profumo, gustarlo, un'esperienza insomma, no? Un museo dedicato, questo è un argomento molto forte, soprattutto perché a questo punto questo alimento non diventa più soltanto un qualcosa di cui parlare e da diffondere, ma qualcosa che fa cultura e profonda conoscenza. Quanto è importante impegnarsi in questo senso? Culturalmente parlando, proprio per ritrovare le radici. Esatto, sì, ha detto proprio la parola giusta, ritrovare le radici nel senso anche reale, no? Importantissimo è stato, ovviamente lo è per il territorio, per Rossano, per raccontare quello che è stato anche il distretto economico della Calabria nel Regno delle Due Sicilie, un importantissimo distretto economico, e noi lo raccontiamo, quindi la storia, però anche per dare dignità ad una pianta, una radice, quella della liquirizia, che era sempre stata conosciuta, ma non così, non erano state così divulgate le proprietà, anche le capacità sia della pianta, non solo quindi dal punto di vista di golosità, perché ovviamente poi gli utilizzi, e in questo libro se ne racconta anche, gli utilizzi in cucina anche dell'estratto in polvere, quindi le proprietà diciamo terapeutiche e le proprietà golose della liquirizia, quindi è cultura anche questa. Ecco, come io sono sempre curiosa di queste storie di famiglia, no? Come si rimane appassionati a quello che hanno fatto i nostri antenati, i nostri bisnonni, poi i nostri nonni, poi i nostri padri? Ecco, che cos'è che spinge i giovani a continuare, secondo la stessa famiglia, invece non guardare altrove, perché magari uno può essere stimolato da altre cose, da altri impulsi? Ecco, come si resta legati? In una battuta potrei dire che sono stati molto bravi quelli che ci hanno preceduto, no? Perché ci hanno proprio coinvolto, appassionato, quindi sono stati bravi loro. In realtà ci si nasce un po' dentro, no? Si respira, e i racconti sono sempre legati in casa, in famiglia, alla produzione. Le giacche profumano sempre un po' di liquirizia. Era già la giacca del nonno, la giacca di papà, ora devo dire la giacca di mio fratello, perché quando si passa dentro la fabbrica, poi dopo si esce fuori e questo profumo quindi c'è dentro, non puoi non appassionarti, anche se la famiglia ti lascia sempre libera, in realtà liberi di decidere quale strada. Poi, caso strano, alla fine ti richiamano sempre all'ordine, no? Velocemente, stasera cosa ci sarà in degustazione? Perché presumo che gli ospiti avranno anche modo di assaggiarlo il prodotto. Beh, intanto
però è una sorpresa dello chef. Non si può dire allora. Una piccola anticipo a base di liquirizia. Però è una sorpresa, gli chef sono molto su questo. E devo dire che è un momento in cui sta veramente venendo molto bene fuori questo trend della liquirizia. Poi ovviamente a fine pasto loro assaggeranno una liquirizia un po' speciale che ho portato stasera. È veramente speciale. Ovviamente abbiamo superato abbondantemente i confini, ormai siamo in Medio, Estremo Oriente, insomma siete un po' dappertutto. Sì. Con il vostro prodotto. Sì, abbiamo un buon export che è fatto di Europa, è fatto di Stati Uniti, di Estremo Oriente, Medio Oriente, arriviamo fino in Australia, piccole quantità, però la liquirizia piace, per fortuna. Grazie, molto bene.